veramente non so come avete fatto a prendere questi biglietti, una rapidità impressionante, perché sono finiti, mi hanno detto, in 3 minuti. È l'uomo comune che suo malgrado diventa un eroe e nessuno glielo riconosce. Fino dal 2006 le ho viste tutte puntate, poi essendo di Bologna, ambientato a Bologna, mi sono sempre anche ritrovato vedendo le location così, e poi la sua simpatia è impareggiabile. Ringrazio sinceramente tantissimo la Cineteca che ci ospita, che ha raccolto la mia proposta, cioè di fare una serata, di vedere insieme Coliandro, insomma, Coliandro a Bologna, che è la città di Coliandro. Dice, tantissima gente mi diceva: "E Coliandro perché non c'è? Perché non c'è quando arriva?" È arrivato e tutta la nostra gente ha risposto all'appello, lo stanno guardando e funziona benissimo e noi siamo molto felici. Siamo studenti fuori sede che apprezzano molto Coliandro e passano gran parte dei venerdì sera a vedere Coliandro, insomma, è ormai è diventato una sorta di rito. Dopo, purtroppo siamo al cinema, non possiamo prendere la birretta perché, come direbbe anche Gian Paolo Morelli, Coliandro chiama la birretta. La RAI aveva deciso di non produrre più fiction, per esempio RAI 2 non avrebbe più prodotto fiction italiana, una scelta fatta allora con una dirigenza diversa, va bene, tutto quello che vuoi. E avevano deciso così, per cui tra i primi tagli c'era una fiction che si chiamava Coliandro, va bene, ok. E adesso invece hanno deciso di ricominciare a fare fiction italiana e noi siamo tornati in mezzo. Se mai dovessimo fare altre puntate di Coliandro, io ho sentito già qualche idea, qualche soggetto, Carlo qualcosa mi ha raccontato, potrebbero essere fenomenali. Ancora è presto dirlo, però se tutto va bene, noi speriamo che ce ne chiedano ancora e siamo pronti per farne ancora.